Cioè, allora, gli occhiali di oggi sono la svolta. Fatti conto, mi sono... ho la cina, ciao. Allora, mi sono arrivate ieri, arrivati ieri. Mi è arrivato sto pacco a casa che io non conoscevo, però la tipa mi aveva già contattato perché non erano ancora arrivati. Me l'ha regalata una cica. Allora, io ho sempre odiato gli occhiali a cuore, no? Ma questi mi fanno figo da morire. A parte hanno le lenti come i veri Ray-Ban. Con queste lenti chiare così mi fanno impazzire. Ora le vorrei tenere per todo il video. Allora, vi voglio avvicinare. Per todo il video. Però a questo punto mi tocca fare così. Perché non mi sono... No! Mi sono levata le ciglia finte! Allora, ce l'ho fatta. Perché mi ero levata le ciglia finte. Però quelle lì non le ho rimesse perché mi sembra che erano troppo grosse. E quindi il trucco si vedeva peggio. Ok. Cominciamo! Allora... Il video di oggi è una collaborazione con i Chinas. Però devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa. Piacevolmente sorpresa da una parte e spiacevolmente dall'altra. Questo è Anarchy messo 3 ore fa e si è mosso. Allora, bene, mi si attaccano le ciglia insieme. Ok. Quindi cominciamo. Allora, io ho preso prettamente solamente roba di make-up. Di solito questi siti io mi ci ho sempre trovata, non hanno mai sbagliato niente, stavolta hanno sbagliato un colore. Però può essere che ho sbagliato pure io a scriverlo, quindi ora non ho voglia di tornare indietro e quindi lascio perdere. Allora, ve li farò vedere pure indossati, perché comunque secondo me valgono, alcuni li ho già provati e reggono a bestia. Però ragazzi, sono sempre roba cinese, quindi spero che si riesca a togliere in maniera abbastanza decente senza far troppo casino. Ce n'ho tre di questi cosini, quindi va. Allora, cominciamo. Allora, mi hanno dato un budget di 20 euro, 20 dollari. E io ho cercato di prendere comunque le cose. Avevo già in mente di fare appunto questo video prettamente lip. Ho preso questo set di pennelli, 8,75 dollari. Allora, sono tantissimi. Se sapevo che erano piccoli, non li avrei presi per il semplice fatto che quelli piccoli mi danno fastidio. La ragazza, non mi ricordo come si chiama, degli occhiali, perché c'ho una mail nell'altra mail che non uso mai, quindi ci devo entrare per poi ringraziarla e metterò un bel ringraziamento in fondo. E ci sono sia per il viso che per gli occhi. Allora, io l'ho presi perché ero qua e mi mancano un sacco di pennelli, perché gli altri sono tutti là. Però specialmente adesso ho pensato, piccoli così fanno comodissimo per metterli in borsa, come avevo gli altri. Allora, sono appunto 8 dollari e 25 pezzi, 8 dollari e 75, una miseria. Sono setole sintetiche, però io la maggior parte dei pennelli che ho sono in setole sintetiche e mi trovo da Dio. Però questi sono perfetti per portarli in borsa. Proprio no, perfetti, più che perfetti. Allora, ve li mostro, che poi sono veramente piccolini. Allora, questi sono i pennellini da viso. Allora abbiamo questo. Io ne ho alcuni che hanno 4-5 anni e sono sempre lì, non hanno perso una fibra, sono perfetti. Questo e questo per il fondotinta. Flat, il semplicissimo flat, quello diagonale, quello tondino e quello le setole, io non mi ricordo le bifibre, doppia fibra, non mi ricordo nemmeno come si chiamano, sono vergognosa. Più abbiamo questi tre bianchi che sono quelli che mi hanno di più colpito e per quello che li ho presi. Allora c'è questo che è perfetto per anche il contouring al naso, morbidissimi, questo arrivo angolare. E poi abbiamo questo che dovrebbe essere quello che credevo fosse un po' più tipo questo, ecco. E invece è fatto a questo modo. E poi vi faccio vedere gli altri che sono tutti da occhi. Però ora vedete, volevo tutti d'accordo, vado a mangiare. Porca madosca. Allora, vabbè, sono questi. Allora, abbiamo questo che è a pennino. In fondo, se riesco, vi voglio fare un altro trucco. Però, ho
Ormai sto truccata, quindi casomai lo faccio dopo. Poi c'è questo che secondo me è perfetto pure per l'illuminante. Questo che è piatto, che uso sotto l'occhietto. Poi c'è la linguetta di gatto, classica. Questi li adoro per le sopracciglia e sono molto rigidi, precisi. Cioè, ragazzi, oramai. Cioè, no, non è, è solo una fissa. E vabbè, poi io ho pennelli della Sigma. Cioè. Allora, poi abbiamo questo. Sempre una lingua di gatto. Questo invece è da sfumatura. Bellino grande, due fibre, due fibre. Poi questo, sempre due fibre però, sempre angolato. Questa è la classica lingua di gatto, però leggera. Questo è proprio quello che ci date nel centro. Altro pennello da sfumatura, secondo me ottimo perché questi li mettete qui nell'angolo e riescono a farvi proprio l'angolo benissimo. Oh, un capello fuori posto! Ora oggi mi rilavo capelli. Fatemi sapere se vi interessa. Ho trovato dei prodotti per capelli spettacolari, cioè me l'hanno rinsaviti. Poi, ennesima sfumatura, però essendo più largo, sfumatura grande. Poi questo, ennesima sfumatura, che io questo però lo userò per l'illuminante, vediamo un attimo. Poi abbiamo sempre questo, però somigliante a questo, però uno è piatto, vedete, e uno è stondato. Linguetta di gatto sempre arrivo, da sotto l'occhio. Poi, di quelli a punta, a pennino. E poi gli ultimi due, appennino due fibra e questo sempre a linguina di gatto. Allora, perché mi piacciono? Allora, io i pennelli non li ho usati, devo essere sincera, però vedo che sono molto netti, cioè sono tagliati molto bene, molto rigidi, netti. Mi piacciono moltissimo, anche perché io ribadisco un sacco di pennelli comprati comunque da eBay con dei minimi soldi e vi posso garantire che stanno durando tantissimo a differenza della Sigma e della Nashi che sono buoni, però devo dire che fanno davvero davvero il suo dovere. Sono contenta perché questi sono i classici pennelli da portare in viaggio, cioè voi vi portate un set intero magari scegliendo quelli che usate di più e quelli che usate di meno, cioè questi ve li portate in viaggio tranquillamente. Potete fare tutti i trucchi che volete, cioè molto. Invece sono contenta, guarda, che siano mini size. Non vi posso garantire che fossero stati grandi, l'avrei tenuti a casa come tutti gli altri. E invece questa mini size mi garba da schiantare. Vado a mangiare e appena ho finito di mangiare torno. Allora, me ne metto subito uno dei lip, così vediamo quanto dura per mangiare. Allora, vediamo, vi faccio vedere questo, che è un rossetto più che un lip, perché erano comunque belli matte. Allora, ve lo faccio vedere indossato e naturalmente si sa, anzi no, mi voglio mettere quello del trio, ok? E vediamo la durata. Quindi io adesso vado a mangiare e vediamo quanto durano, perché l'altro l'ho già provato ed è una bomba. Allora, questi qui poi ve li faccio vedere dopo, comunque adesso me lo metto. A me piace questo odore sintetico. Ho le labbra molto secche. Mi dovrei fare uno scrub. Ho le labbra. Allora, cosa che non mi piace, per intensificare il colore, ci si deve passare più volte e questa cosa non mi piace. Cioè il colore non è bello netto. Quindi già questo è un punto a suo sfavore. Comunque questo è il colore. Non vi rende nella camera perché secondo me è un, non lo so se lo vedo io perché ho gli occhiali, esatto, insomma. Quindi
Andiamo a mangiare, poi dopo continuo il video e vi dico. Eccomi, ce l'ho fatta. Allora, torniamo a noi. Io sono ancora a prendere il caffè, però poi mi voglio andare un po' in letargo. Quindi ora che c'avevo il trucco. Allora, quindi vi ho mostrato i pennellini, che devo dire che ci piacciono. Se riesco vi faccio pure un trucco. Allora, anzi, mi sono provata il lip viola per mangiare. I lip sono questi, una serie da tre. E ci sono quattro tonalità diverse. Io ho preso questi perché mi piaceva molto il grigio e il viola. E c'erano pure tendenti al marrone, ma comunque io di marroni ne ho tantissimi. Quindi ho comunque cercato di, no? Allora, questo che ho sulle labbra è il grigio e cominciamo con il dire. Ho provato sì, l'arancio. Il viola, come colore esterno è bellissimo. Però, allora, a cena. Ragazze, datemi tregua perché veramente sto già troppo agitata. Allora, come pranzo non ha retto niente il colore ed ha lasciato più che altro, perché non ha retto, ha lasciato tantissimo dashboard sulle labbra, insomma aveva lasciato le labbra colorate di quel colore che ti va via e quindi il sottotono che ti rimane, no? Però la cosa che più che altro non è quella, perché per tre lip a $3,80 non pretendo certo che reggano il pasto, però quello che non mi è piaciuto per niente è che quando l'ho steso non è per niente omogeneo e per dargli questo bel colore viola ci vuole diverse passate, come avete visto perché ve l'ho mostrato. Mentre il grigio mi è piaciuto tantissimo perché alla prima passata l'ha colorato molto bene, cioè mi sta scoppiando le vene della testa. Allora, hanno una texture ottima perché sulle labbra non si sentono per niente. Allora, vi faccio vedere, questo è il viola. Come vedete, tende come colore quando ci ripassi sopra perché te dovresti passarlo e non ripassarci, però è difficile. Quindi una volta che te ci ripassi, il colore va un po' via. E comunque, ecco, non è quel viola che mi aspettavo io. Il grigio invece mi piace moltissimo perché è un colore bello bello intenso. Eccolo qua. Vedete? Anche se ci ripassi sopra è un colore meraviglioso, mi piace moltissimo. Invece il rosso non l'ho ancora per niente provato. Lo proviamo insieme. Eccolo qua. Allora, la prima passata è bella, è un bel rosso. Erano tre colori che mi piacevano molto: rosso scuro, grigio e viola. Se ci ripassiamo, ok, non fa come il viola, comunque è un colore che abbastanza regge, mi sembra. Ok, e questo è il trio. Naturalmente trovate tutti i link nell'info box e potete scegliere. C'è anche un codice sconto, credo, che comunque io cercherò poi e vi metterò sempre nell'info box. Veniamo al top e poi veniamo, anzi, il top ve lo metto per ultimo. Poi ho acquistato due rossetti perché avrei potuto prendere altre due tinte, però siccome le tinte comunque le ho già trovate da un'altra parte e le ho già prese, mi piaceva provare questi due. Allora, questi sono due rossetti, entrambi matte, ok? Io ho preso il numero 02 e il numero 24 ed è stato qui l'errore, perché il 24 è un colore shimmer per le labbra, cioè proprio un lip di quelli glossosi, no gloss, di quelli luccicosi, e io assolutamente non l'avevo preso, quindi hanno sbagliato. Però questo è il numero 02, che è un colore. Allora, vi faccio vedere. Naturalmente si sa come quello della Kiko, come quello della MAC, sì, della Essence. Il rossetto, per quanto possa essere matte, comunque si asciuga sulle labbra, non sarà mai indelebile come un lip, no? Io ho anche questo, che è della LA Girl. Io voglio prendere il fondo della LA Girl, costa $6. Devo assolutamente arrivarmi questi soldi perché sto impazzendo. Questo della LA Girl è un buonissimo rossetto e dura anche tanto. Allora, questo è lo 02. Questo è il packaging nero normalissimo.
Allora, no, questo è quello glitterato, aspettate, perché li devo aver invertiti. No, allora il 2 è questo. Ma io assolutamente avrei preso un glitterato, o comunque come si vuole chiamare. Allora, eccolo qua. Questo è il 24. Avevano dei colori, tanti colori, una bella gamma e molto interessanti. Vi faccio vedere il 24. Questa è una passata sola. Sono belli, belli, belli scriventi. Belli, belli, belli scriventi. Basta. E questo è il colore. Mi piace tanto, tanto, ta tanto, 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 tanto. Allora, oh Madonna Santa, è benedetta! Oggi non sono particolarmente agitata, però abbiamo passato i 3-4 giorni di pioggia e essendo meteoropatica, oggi è più bello e questo è lo 02. Allora, come vedete, lo 02 è di quelli Fusion Glitter, ve li faccio vedere. Eccolo qua. È un nude, vedete, di questi qua. Pessimo. Casomai posso provare. Oh! Avevo sentito qualcosa. Sì. Però pensavo fosse la Leda. Piano piano fa la Leda, no? Che Oddio. fai? Allora. Almeno quando vieni, di qualcosa di interessante, no? Salutale, che cazzo ne so. Ma loro mi hanno già visto da prima. Che Allora, cazzo? E io sono questo. Ah sì, l'apposta. pezzo di merda. E come ho Quando ti fatto sei io a vedetti? Pezzo quando ti sei piegata? di merda. È proprio strozzetto. Comunque, è questo qui che non ci piace, ma possiamo provare a metterlo sopra. Allora, adesso andiamo a fare il nostro riposino Ma anche no, io giornaliero. con città. E io faccio il riposino da sola. No, poi quasi un'oretta me la dormo anche io e Ma in poi città avevamo detto. Vabbè, allora voglio finire il video. vado. Dunque, questo qui invece è l'altro che ho preso ed è la svolta. Costa pochissimo questo lì, però io non mi ricordo il prezzo. Però sono veramente, veramente validissimi questi. E hanno dei colori 25. Hanno dei colori veramente molto belli perché so comunque mi sembra tutti sul marrone. Si chiamano Miss Rosé e hanno questa cosa tipo Kylie. Vedete, hanno la bocca quella che si scioglie. Allora, io ho preso lo 05. Gli ho chiesto da 4-5 giorni, sì, ecco, da anche un mese, di fare quel video insieme, di parlare di quella coppia che c'è. Cioè, no, Facciamolo ora. facciamolo. Allora, il pack è questo. Ovviamente se mi ricasca Casca, qualcosa di però mano, ve lo giuro, ce la tiro, è la eh. mia influenza. Ed è questo, Così guardate, emozionata. guardate com'è questo packaging. Cioè, una figata. Ed è Uguale. bellissimo. È un lip 05. Allora si apre dal di sopra, io pensavo fossero due tipo due rossetti, vabbè, invece no. L'uscita. Allora, applicatore corto, quindi lo date da Dio, vi faccio vedere cosa non è questo, è tipo un mortaccino, però il mortaccino, questo è più un caffè mortaccino. Pronte? Oh mio Dio. Allora, sono molto morbidi quando le stendete. Io questo l'ho provato ieri, ok? Allora, a parte che è un marrone scuro freddo che mi piace da pazzi. Me lo so provato ieri, ci ho mangiato e regge anche con il mangiare. Ed è molto più morbido ancora di quello che ho su. Sono davvero, davvero. Allora, cosa. Qual è la cosa? Che quando comprate da questi siti cinesi, io non so se vi ricordate che l'anno scorso avevo beccato quell'eyeliner che costava 2 dollari e in realtà i siti cinesi, quelli veri di quello lì, lo facevano 25 dollari. Qui lo stesso, scegli, tanto te vedono, scegli, io l'ho provato uno più o meno di ogni categoria perché poi becchi quelli buoni, cioè becchi come si dice, la gamma di quelli che veramente valgono, di tutti quelli, che ridi perché mi sono grattata le chiappe. No, no. Di tutti quelli che Ciao. abbiamo preso, arrivo Io mi perché avvio. voglio fumare. Vabbè. Avvio a dormire. Ah, di tutti quelli che abbiamo preso, sì, sono dei lip e comunque costano una miseria, pipupà, ma quelli veramente, veramente validi sono questa linea. Questa è la classica linea di lip che puoi vendere a 20 dollari. Comunque, basta, non ci dovrebbe essere più niente. Vi terrò aggiornate comunque su questo, la gamma di Colors. E questo era secondo voi avrei preso una cosa così? Cioè, glielo voglio pure dire, a parte.
Voi non avete idea di quanto profuma. Glielo voglio dire comunque perché mi scoccia il cavolo prendere delle cose e poi farmi. Io non lo rivoglio l'altro, però voglio che capiscano che hanno sbagliato. Va benissimo, girl. Allora, abbiamo finisciuto. Spero di avervi tenuto compagnia. Vi voglio fare pure il video su tutta la roba che mi è arrivata e mi sta per arrivare un'altra cosa. Allora, io poi non vi posso e non vi devo amare. È impossibile, cioè. Il nostro California, anche lì, di cui vi lascio il link nell'info box perché fa video ed è la cosa più bella che esista. Perché purtroppo c'è chi mi piace tantissimo, ma gliel'ho detto: non ti omologare perché ti storco le gambe. Perché vali veramente un sacco. E se ti omologhi e ti ingessi come tutti gli altri, non va bene. Lui mi sta dicendo che non lo farà, ma io lo terrò serrato per far sì che non succeda. E vi lascio il link di California Green nell'info box perché lui vale, vi piacerà tantissimo. Mi ha inviato lo Skin Frost di Jeffree Star. Io sono giorni che da quando mi doveva arrivare Anarchy e tutto, cioè in palla tutte le quelle là di sotto, la viene su, me le dà, che sto in pallissima, che sta per arrivare il postino e veramente mi potrebbe venire degli attacchi isterici da pazzi. Questo rossetto c'è sta una merda, veramente c'è sta una merda con il trucco che ha. Io vi mando un bacione, fate e bravine, mi raccomando, yeah. Sono un grandissimo genio! Sì! Come fanno? Allora. Mi sono messa sulle labbra This and this for you. È troppo figo, cioè è una cosa bestiale. Comunque, vi farò sapere. Allora, perché sono un piccolo e cazzutissimo genio? Perché mi sono dimenticata un prodotto. Mi sembrava che fossero troppo pochi, però non ci avevo mica pensato io. Allora, eccolo qua. Anche questo è un prodotto che io stavo vedendo da un sacco di tempo. Tante di voi me l'avevano suggerito. E stavo aspettando di avere due soldi per fare l'ordine di Makeup Revolution. Perché voglio prendere pure il cialdone di illuminante. Allora, questo c'era e ho detto perché no, alla fine proviamolo. Allora, sono quegli illuminanti liquidi. Mi piacerebbe tanto provare quello della Mulac perché mi hanno detto che è molto buono, però. Si chiama Customer and Change Drops. E vi faccio vedere il prodotto. Mi sembra che anche questo c'è più colori. Ora comunque i prezzi io ve li lascio tutti nell'info box. Allora il prodotto è questo. È a pompettina, tutti gocce gocce. E io ho preso quello un po' più neutro perché lo sapete. Perché? Allora non lo sapete. Forza, Cami. Allora io avrei intenzione e ho intenzione di metterlo pure nel fondotinta. Quindi comunque appena lo proverò vi farò sapere. Allora, il prodotto è this and hopper. Please translator, thank you. Allora, è goccioso, molto, vedete? Ok? Questo è il prodotto e questo è costui. Allora, aspettate, ce n'è un po' troppo. Cioè, alla già in controluce, guardate che cosa non è in controluce. Vedete? Devo comunque riuscire a capire come si usano anche quelli stick, perché secondo me non li so usare. Vabbè. E questo è il prodotto. Cioè, vedete quanto sberluccica? Allora, a parte un odore buonissimo, secondo me questo prodotto è ottimo anche per il fondotinta. Vedete? Dovete, allora io l'altro giorno me lo sono messo sugli zigomi, però bisogna farlo leggermente asciugare, perché se lo si mette troppo fresco, poi vedete, tende a svanire. Lo avrete soltanto come cangianza quando vi girate, ok? Quindi secondo me questo è ottimo anche per metterlo nel fondotinta, no? Quindi voi ve lo date o come siero prima del fondotinta, quindi vi rende il viso tutto luminoso, o altrimenti proprio inserito nel mezzo, dentro al fondotinta, quindi le shakerate, no, però le mettete insieme e poi andate a darvi il fondotinta. Secondo me viene veramente accidente a questi capelli che mi si rizzano.
Secondo me vi viene davvero un bel lavoro. Ora, naturalmente, io sto parlando così, nel senso, non lo so perché non avendolo mai testato, non lo so. Però lo testerò subitissimo a breve e poi comunque se dovesse essere una cosa che mi piace ve lo faccio sapere, altrimenti se è una ciofeata ve lo metto le bocciate. Va bene? Forza, Cami! Grazie, grazie! Io vi mando un bacione, fate bravissime, vi lovo, siete il mio più grande sostegno, le mie boe che reggete l'imballo.